Antonio Lagamba ama il suo lavoro, lo si vede dai gesti, dallo sguardo, semplicemente dal tono della voce quando lo spiega ad altri. Si ritiene un privilegiato perché fa quello che ama fare, al di là della fatica, al di là dei sacrifici. Dipinge, incide, scolpisce, realizza opere in ferro e in altri materiali. Insomma, si potrebbe definire un artista tutto tondo, che non si spaventa di fronte al nuovo. Tutt'altro, è un filosofo dell'arte, sempre pieno di domande e alla ricerca di risposte appropriate, sperimentando e confrontandosi con il mondo che lo circonda. L'Imenarte ha scelto lui, che ha partecipato a molte edizioni, per una dimostrazione pratica ai ragazzi dei licei artistici della tecnica della xilografia, comune sia al mondo dell'arte che in quello dell'artigianato. È una dimostrazione dell'incisione utilizzata in questo caso in un modo innovativo rispetto all'antichità, cioè l'xilografia è una delle tecniche più antiche, dal 500 da Gutenberg che sviluppò la stampa, è utilizzata da tantissimi artisti, sia basti pensare ad esempio nel Novecento a D'Onofrio, che riuscì ad innovare la tecnica dell'xilografia utilizzando un sistema cosiddetto tonale, cioè nel senso fino allora la stampa dell'xilografia veniva fatta con gli inchiostri, quindi si otteneva un effetto timbrico. Invece D'Onofrio riuscì a sviluppare un sistema con colori e quindi si aveva una stampa come se fosse un dipinto. E questa fu una grande innovazione. Io oggi, a distanza di anni, sono riuscito a trovare un sistema in cui, abbinando il sistema dell'xilografia, ho sviluppato un sistema che utilizza il bassorilievo, cioè il pezzo di medio denset viene scavato come se si facesse una scultura e poi viene utilizzato il rame per ottenere uno sbalzo su rame. È una cosa di cui sono orgoglioso, ultimamente ho realizzato le porte del museo di Nick Spadari a Mammola, oltre a quelle del mio studio a Pizzo. Com'è questa esperienza con i ragazzi? Ma io penso che un artista, ma chiunque ami il suo lavoro, può trasmettere la passione, può far capire ai ragazzi che se si ha umiltà, curiosità e perseveranza si possono ottenere cose bellissime. Ognuno nel suo settore, non solo nel campo artistico, ma in qualsiasi settore.